Che avete svolto qui nel piazzale, davvero commovente. Molte. Saluto il sindaco di Scandicci, il segretario generale e tutti i rappresentanti della CGIL di Scandicci, che ringrazio per l'invito, fatto la scelta di una nuova forma di Stato, ma segnò l'affermazione degli ideali di chi aveva contrastato e rischiato la vita contro la dittatura fascista e l'occupazione nazista. Sull'Ucraina prospettive, diciamo, di diplomazia ce ne sono? Prospettive, chiaramente sono prospettive difficili, ma si lavora per la pace e dobbiamo lavorare tutti.